ragazze, benvenute in questo nuovo video. Scusate i capelli, ma ieri non avevo voglia di asciugarli. Sono le 11:53, io sono appena tornata perché ho fatto un po' di giretti. Sono stata da Lidl principalmente per prendere, ho iniziato insomma a fare un po' di scorta i pannolini. Vi faccio intanto vedere quali ho. Allora, ho preso, vabbè, da... appunto Lidl, questi pannolini qua, Lupi Lu, 5 kg, ecco, che mi sono stati consigliati, e poi comunque vedendo dei video, le recensioni ne parlano tutti bene. Poi avevo preso questi qua da Bimbo Store, che però sono un po' più grandini. Questi qua, alcuni non me ne hanno parlato bene di questi, però vabbè, erano in offerta, li ho voluti prendere, 3-6 kg. Poi su Amazon ho trovato una super offerta, anzi se vi interessa e se state aspettando come me ve la consiglio, c'è il pacchetto di Pampers Progressive a 84 pannolini più 2, 28 euro. Allora, sono due pacchi in taglia 1 e uno in taglia 2. Quindi ve lo consiglio, anche perché adesso, vabbè, è arrivata la cassettiera, ma adesso non la vedete perché voglio un attimino pulirla e riorganizzarla un attimo, però almeno inizio a inserire le sue cosine, perché ormai il settimo mese è, siamo entrati nel settimo, quindi volevo avere un minimo di organizzazione qua nella stanza. Mi ha citofonato, vado a vedere. Ragazze, mentre mi leggo il mio libro, questo qua, della gravidanza, che vi avevo già fatto vedere in un video, sto facendo questo fango che ho messo tutta la pellicola. Adesso sono qua a farlo agire almeno una mezz'ora contro un po' gambe pesanti, inestetismi della cellulite. A me le ostetriche me le hanno consigliati, quindi non sono controindicati in gravidanza. Poi vi faccio vedere quello che ho utilizzato, comunque dello Geomar. E dato che ho un'oretta di tempo perché poi devo uscire di solito il pomeriggio appunto mi riposo, ho deciso di farli e intanto leggo il mio libro. Eccomi qua in versione mummia!
Allora ragazzi, nello scorso video vi avevo fatto vedere un ordine che avevo fatto su eFarma e oggi ho deciso di farmi questo ennè, che è un colore neutro. In sostanza sono 100 grammi che devo mettere in 300 ml di acqua tiepida e lo voglio fare perché ecco, sono in procinto per andare al mare, insomma, e quindi voglio vedere se mi copre un pochino i capelli bianchi. E allora l'ho usato quasi tutto, anche se in realtà poi mi sono accorta, vedrete poi dalle clip, che potevo usarne molto meno. Secondo me mi bastavano due applicazioni. L'avevo visto utilizzare in un video di una ragazza che ha il canale, che si chiama, mi pare, Una Vita Semplice, che io la seguo molto, e solo che lei ha i capelli molto più lunghi dei miei e non avevo riflettuto a questa cosa. Infatti lei utilizza proprio tutto il composto, io invece potevo utilizzarne anche metà. Però comunque adesso vedrete, sembra, non ha un bel aspetto, però vi assicuro che il risultato poi mi è piaciuto tantissimo.
ragazze, eccomi qua il giorno dopo. Io sono già pronta e vestita perché sono appena uscita con il cane a fargli fare una passeggiatina. E adesso devo andare a recuperare il mobile del mio bimbo, che è un Kallax, che poi vi farò vedere. L'ho trovato sul marketplace, sul mercatino dell'usato. E poi vi farò comunque vedere dove lo andrò a posizionare. Ho trovato un'ottima offerta, ho trovato quello a 8 vani e quello a 4 vani per un prezzo ottimo. E poi devo andare a fare delle commissioni oggi pomeriggio, devo andare ad acqua e sapone, perché oggi che vedete questo video è venerdì 6 agosto e noi il 12 partiamo. Quindi mi mancano alcune scorte, tra cui devo prendere il rullo per farmi la ceretta, devo prendere il bio-oil formato viaggio, perché quello che ho in casa era di 125 ml, però sta per finire. Di solito lo ordino su Amazon per comodità, però non mi arriverà di sicuro entro martedì, quindi vado a questo sapone, lo prendo. E poi devo passare un attimino o dal fruttivendolo o magari da MD, adesso vedo, a prendere la frutta, perché ultimamente ne sto mangiando davvero tanta. Prima di solito ci bastava quando andavamo a fare la spesa, per dire, il weekend, per tutta la settimana, fino a che ritornavamo a fare la spesa. Invece adesso ne mangio davvero tanta, anche perché quando proprio ho una fame, diciamo, di dolci, cerco di mangiare il più possibile la frutta. Poi sono stata dall'estetista, ho fatto le unghiette così, è un rosa accesissimo, rosa Big Bubble, se così si può chiamare. Ho fatto mani e piedi semipermanenti, così per il mare sono a posto. Poi, come ho già detto, lo toglierò a settembre sulle mani, perché almeno sono tranquilla per il parto. E niente, noi al massimo ci vediamo dopo, che vi faccio vedere il tutto. Adesso vediamo il Kallax e lo porto subito a casa, perché in realtà non c'è mio marito, quindi non penso che mia mamma e mio papà riescano a caricarmelo e a mettermelo in casa. Quindi vediamo se ve lo faccio vedere in questo video o nel prossimo. A dopo. Allora ragazzi, sono qua in macchina, vi voglio far vedere cosa ho preso. Allora, sono stata sia da acqua e sapone che a fare una mini spesa, perché come vi dicevo, ecco, saremo a casa ancora 2 o 3 giorni, poi partiamo, quindi ho fatto proprio una spesa piccola, in maniera tale da non far andare a male le cose. Allora, da acqua e sapone ho speso 12,69 euro. Adesso vi faccio vedere appunto cosa ho preso. Vabbè, mi è andato il volantino. E poi ho preso, allora, questo Dual Power Marsiglia sgrassatore, che mi serve per sgrassare dei pantaloni, dei vestiti appunto di mio marito, che ultimamente si sporca sempre, non chiedetemi perché. Comunque ho preso questo, 1,50 euro. Volevo prendere lo sgrassatore di Marsiglia, il classico, però costava 2,40 euro, e quando non è in offerta sinceramente non, cioè, trovo molto buono anche questo, quindi l'ho preso così. Poi ho preso, avevo finito il deodorante, io utilizzo sempre questo, ve l'ho già fatto vedere in tanti video, della Dove, la profumazione talco, pagato 1,49 euro. Poi ho preso lo struccante occhi a 3 euro. Sì, che era in offerta. Avevo in uso a casa quello della, se non mi viene il nome, aspettate, comunque ne avevo uno a casa e non mi trovo bene, magari ve lo dico in un altro video qual è. Non compratelo, perché non strucca un cavolo, una cippa lippa. Quindi ecco, sono tornata a prendere questo, che è il mio cavallo di battaglia. Poi ho preso le lamette, queste qui Twin Lady, sempre da portare al mare, pagate BIC 1,25. Queste qua io faccio la ceretta, però la mezza gamba preferisco utilizzare questo, perché mi sono usciti un po' di capillarini, un po' di vene, quindi sotto consiglio dell'ostetrica preferisco evitare di dare lo strappo con la cera, quindi ho preso queste. Poi ho preso una crema corpo, questa spuma di champagne al latte di mandorla, burro di karité, crema corpo idratante,
per pelle normale e secca, assorbimento rapido, sempre da portare al mare perché avevo quelle a barattolo, quindi secondo me sono scomode, almeno me le porto. E questa qua l'ho pagata, mi pare 2 euro, 2,20 euro. E come ultima cosa, sapete che sono venuta qui principalmente per prendere il Bioil, ma costava davvero il tubettino, quello piccolo, 50 ml, mi pare 11 euro, quindi ci ho rinunciato. E ho trovato in offerta questa marca, mai provata, vi dirò come mi trovo. E ho a casa ancora un po' di Bioil che lascerò in casa per poi riordinarlo quando torno su Amazon, e mi porterò al mare questo qui. Naturalè, olio di mandorle puro, c'era anche profumato, però io lo preferisco puro al 100%. E vediamo, se sperando che non mi escano le smagliature, perché non è valido, spero che sia valido. E questo qua l'ho pagato 2,20 euro, quindi un prezzo ottimo per essere un olio di mandorle dolci pure al 100%. Vediamo un po' come sarà. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere la spesa invece, perché qua in macchina è un po' un casino, però penso di riuscire, almeno vi faccio una registrazione un po' diversa. Allora, questo lo mandiamo dietro. E non avevo qua, perché ogni volta dico porto anche una busta della spesa che non si sa mai, ma non ce le ho mai in borsa. Comunque ho preso 12 confezioni di Sant'Anna piccoline. Vediamo se ho qua il prezzo. Allora, 12 Sant'Anna pagate 3,30 euro con lo sconto di 1,07 euro. Ho preso, vi faccio vedere, queste bottigliettine qua, che così almeno quando andiamo in vacanza, anche nel viaggio, ce l'abbiamo lì, sono comode. Poi ho preso come frutta e verdura, ho preso 3 banane che erano in offerta 0,99, pagate 0,65. Poi ho preso delle zucchine, che adesso vedrò se farle alla piastra, fare magari le polpette di zucchine, adesso vedo cosa fare in questi 3 giorni. Comunque 0,65, anche loro in offerta. Ho preso praticamente tutte cose in offerta. Poi 3 mele, che ultimamente o le mangio prima di andare a letto, comunque le mangio come spuntino, che le devo sempre avere, le mele che riempiono. 1 euro, 3 mele. Poi ho preso una bustina di lattughino. Questa qua l'ho pagata, vediamo, 0,99. Poi ho preso queste fresche petto di tacchino al forno, 1% di grassi, senza glutine, queste qua, anche questa in offerta, pagata, vediamo se la trovo, allora, com'è che si chiama? Le freschette. Ok, 2,49, non è così tanto. Petto di tacchino, le freschette, 2,49. Pensavo costassero meno, comunque vabbè. Non ve l'ho detto, scusate, sono stata da Penny a fare la spesa perché era proprio accanto a quel sapone, quindi ho detto ne approfitto. Poi ho preso del mais, che anche questo era finito, e penso che durante il viaggio in partenza ci faremo un riso freddo, e quindi ci metterò anche il mais, che però a casa non avevo, era in offerta e l'ho preso. 1,39, 3 barattolini. Poi ho preso una mozzarella per mio marito, cascata l'acqua, una mozzarella 0,69, questa qua light, boh, l'ho trovata in offerta, l'ho presa. Poi ho preso questo pane che mi serve A per le colazioni, B per portarmelo anche magari dietro al mare, adesso vediamo. Questo qua che è da Penny, il pane è buonissimo, l'ho pagato 1,39. Poi ho preso il pan grattato, che era completamente finito, così se devo fare le polpette o comunque quando poi torno ce l'ho già a casa, che era in offerta, e l'ho pagato 0,59, poi io l'ho trovata nel barattolo. Poi ho preso una gazzosina, perché ultimamente nel 7° mese purtroppo ho tornato il reflusso, quindi ogni tanto faccio fatica a digerire e mi devo avere qualcosa di gasato. Volevo prendere la coca, però poi me la bevo tutta, quindi ho preso una cosa che mi piace ma non mi piace, che è la gazzosa. Se no potevo prendere l'acqua frizzante, però mi sembrava un po' troppo. E allora l'ho pagata
0,29. Poi ho preso la base per focaccia, così magari la sera prima di partire ci facciamo una focaccina, o comunque magari me la porto in viaggio, olive e pomodorini, che è già pronta. Questa qua l'ho già provata, è molto buona, ve la consiglio. E l'ho pagata base 1,29. Volevo farla io col bimbi, però non ho sbattimento per questa settimana, comunque sono piena di cose da fare gli ultimi giorni prima della partenza, quindi è pronta così. Poi ho preso le trofie, così da farle magari, ci ho avanzato un po' di ragù che avevamo fatto settimana scorsa, magari me le faccio a mio marito col ragù, anche se le più buone sono al pesto, però non avevo voglia di prendermi il tubettino di pesto e poi lasciarlo lì. Quindi queste le ho pagate, vediamo se... 0,89, super offerta. E come ultima cosa, che a me piace tantissimo, o nei pancake o magari nel viaggio che ci portiamo la borsa termica, mi sono presa questa mousse di mela e banana. Questa qua pagata 1 euro. No, scusate, no, sbagliato. Polpa, mela, banana, 0,39. Ecco qua, ragazze. Allora, adesso vi metto via tutto. Questa è stata un po' la nostra spesina. Io vi saluto perché il video è già venuto abbastanza lungo. Vi mando sempre un bacio grande. Grazie per avermi guardata, seguita. Vi aspetto nel prossimo video se avete voglia. E ci sentiamo poi qua sotto per i commenti. Un bacio, ciao!